Non so se avete mai sentito parlare del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Fu fondato nel 1850 da Pio IX, che chiese ai vescovi lombardi di fare un seminario per i missionari. Il primo è stato beato Giovanni Mazzucconi, nato a Lecco nel 1826. Nel 1845 ebbe l'ispirazione di fare missionario. L'occasione poi gliela diede questo Pontificio Istituto Missioni Estere. Il primo con alcuni compagni andato nell'Australia, dove mise un fondamento di fare la missione, che quando si va in un paese straniero bisogna imparare prima la lingua e i costumi e poi evangelizzare. La prima missione andò bene, la seconda, dopo una malattia, si recò dove aveva ottenuto successo, ma un dignitario, con la scusa forse di volersi confessare, lo chiamò in disparte e con un colpo di scure lo uccise. Il Vangelo di oggi continua San Luca. Sempre siamo al capitolo sesto, versetti 12-19. In quei giorni Gesù andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, radunò i suoi discepoli. Ne scelse 12, diede loro il nome di apostoli: Simone, cioè che Gesù chiamò Pietro, e suo fratello Andrea, poi Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo e Simone che era dal partito dei Zeloti, Giuda figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che poi fu il traditore di Gesù. Gesù poi, disceso dal monte, si fermò in un luogo pianeggiante, con tutti i suoi discepoli. Ne aveva attorno molti, e per di più c'era una gran folla di gente venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dalla zona costiera di Tiro e Sidone. Erano venuti per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti maligni venivano guariti. Tutti cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva ogni genere di male. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pregare. È una perdita di tempo oppure è necessario? Gesù, prima di prendere una decisione fondamentale, sente la necessità di unirsi al Padre e prega tutta la notte. E non dice preghiere, ma prega, cioè si unisce al Padre. Perfettamente uomo ha bisogno di unirsi al Padre, perché è inferiore al Padre come uomo.
come Dio è consustanziale al Padre. Però quando il Signore si è degnato di prendere la nostra umanità, l'ha presa con tutti i suoi limiti. Quindi ha bisogno di pregare. Ma come ha detto, non fate come i pagani che pensano di essere esauditi a forza di parole. Ma voi pregate così e insegna come si prega, come si deve pregare. Ricordiamo San Francesco, c'è un testimone che lo racconta, che l'ha visto quando pregava tutta la notte, ripeteva una sola parola: chi sei tu, oh Dio, e chi sono io? Chi sei tu, oh Dio, e chi sono io? E contemplando l'umanità di Gesù e la Madre Maria Santissima, piangeva per la commozione, perché Dio si è degnato di prendere la nostra umanità per mezzo di una Vergine che ci ha fatto fratelli della Divina Maestà. Questa è la preghiera. Noi siamo usi come pagani perché c'è sempre una religiosità naturale. Siamo usi a moltiplicare le parole, a moltiplicare le devozioni, a moltiplicare tante altre cose che, se fatte bene, sono col cuore, cioè la preghiera fatta col cuore. Altrimenti sono parole, parole vane. E non bastano le parole. Ci vuole questo senso di intimità con Dio attraverso Gesù e con la forza dello Spirito Santo, in modo tale che si realizzi l'unione con Dio Padre per mezzo del Figlio e la potenza dello Spirito Santo. Quando si è in unione con la Santissima Trinità e con l'aiuto degli angeli e dei santi, specialmente della Vergine Santissima, diventiamo Cristo, come dice San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. A un certo punto esclama: noi abbiamo il pensiero di Cristo. È fortissima la frase, che è veramente unito a Gesù Cristo, allora sa benissimo di fare la volontà di Dio, cioè di essere unito, tanto unito che si fa quello che vuole Gesù. Non siamo noi con le preghiere da far abbassare la volontà di Dio alla nostra volontà, quando invece siamo noi che dobbiamo abbassarci, abbassare la nostra volontà alla volontà di Dio. Solo così sappiamo sicuri che quello che vuole Dio è il nostro maggior bene. Amen. Quindi la preghiera, e non le preghiere, ottengono quello che vuole Dio. È chiaro che nel Padre nostro, che Gesù ci ha insegnato a pregare, sia fatta la volontà tua, come in cielo, così in terra. In cielo si fa, ma in terra non si fa. Allora è questione della volontà di Dio. Ma qual è la volontà di Dio?
tante volte ha detto di insistere nella preghiera, nelle preghiere, e noi insistiamo magari con novene, tridui, tutti i mezzi umani che poi non sono divini. Quando manca il cuore, la necessità di stare uniti a Dio. San Francesco di Assisi ce l'ha insegnato, un testimone che ha visto e sentito con le sue orecchie pregare San Francesco durante la notte, quasi tutta la notte, ripetendo sempre la stessa parola: Padre, Dio, chi sei tu e chi sono io? Chi sei tu e chi sono io? E tante volte piangeva calde lacrime di commozione nel riflettere e nell'approfondire la grande benevolenza di Dio che si è fatto uomo, l'uomo dalla Vergine Maria, per cui dice che è grande la Vergine Maria che ha fatto sì che noi potessimo essere fratelli, figli della Divina Maestà. Quindi pregare è una necessità, ma col cuore, essere uniti al Padre per mezzo del Figlio e con la potenza dello Spirito Santo. In questa unione c'è la conformazione a Gesù Cristo. In modo tale che San Paolo può gridare: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma poi noi abbiamo il pensiero di Cristo. Sono parole forti per dire chi è con Cristo, in Cristo, e per Cristo opera meraviglie, ma sempre secondo la volontà di Dio, che è il nostro maggior bene. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisco e protegga. Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente sugli ammalati che possano avere l'unione con Gesù, che l'assistano, che possono alleviare la loro malattia o guarire. Per quelli che sono soli, abbandonati, disperati, perché sentono la vicinanza di Dio, per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, tutti i santi e specialmente Giovanni Mazzucconi, missionario e martire del Pontificio Istituto Missione Estera. Amen. Alleluia.